Arresti eccellenti nella provincia di Caserta. In un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli con il PM Catello Maresca e condotta dai carabinieri del comando provinciale di Caserta, sono state arrestate numerose persone per associazione di tipo mafioso, per delinquere finalizzata alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio con utilizzo del metodo mafioso, coinvolti anche dei politici. In particolare un'ordinanza emessa dall'ufficio GIP del Tribunale nei confronti dell'ex sindaco del comune di San Felice a Cancello, ex consigliere presso la regione Campania Pasquale De Lucia e Rita Emilia Nadia Di Giunta, in passato consigliere comunale di Castel Volturno e responsabile capo staff della segreteria politica di Pasquale De Lucia presso la regione Campania e ultimamente presidente della società Terra di Lavoro. Inoltre tra i destinatari del provvedimento cautelare figurano amministratori, dipendenti comunali di San Felice a Cancello e alcuni imprenditori ritenuti responsabili a vario titolo di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. L'attività investigativa avviata nel 2008 e condotta attraverso attività tecniche e acquisizioni documentali ha consentito di far emergere i rapporti e le connivenze degli indagati con soggetti apicali del clan dei Casalesi come Guida Luigi, detto O'Drink, e di Caterino Emilio, oltre che con Antonio Zagaria, fratello del noto boss Michele Zagaria, all'epoca dei fatti latitanti, volti al perseguimento e alla realizzazione di fini illeciti, quali la programmazione delle attività di assegnazione dei lavori per la realizzazione della zona industriale del comune di San Felice a Cancello, ad oggi solo parzialmente realizzata per un importo di circa 1.350.000 euro, in favore di ditte di gradimento del sodalizio criminale e anche il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative da parte dell'amministrazione comunale pro tempore di San Felice a Cancello per la realizzazione di opere pubbliche e private in cambio anche del sostegno elettorale del clan. Il GIP ha concordato con la tesi investigativa secondo la quale l'insieme delle attività poste in essere dagli indagati ha fornito nel corso del tempo un significativo contributo al rafforzamento del clan dei Casalesi, favorendo il reimpiego delle risorse finanziarie e mafiose e l'accrescimento del controllo degli appalti e delle attività economiche dirette al conseguimento di rilevanti profitti, determinando così la fattiva permeazione delle politiche criminali all'interno degli apparati della pubblica amministrazione. Ancora sviluppi sul caso della morte di Fortuna Loffredo, la bambina precipitata dall'ottavo piano della sua palazzina del Parco Verde di Caivano il 24 giugno 2014. Pietro Loffredo, padre della piccola Fortuna, intende rinunciare alla costituzione di parte civile nei confronti dell'uomo accusato del delitto, Raimondo Caputo, detto Titò. Il suo legale, Sergio Pisani, nel corso dell'udienza davanti alla terza sezione della Corte d'Assise di Napoli, ha formalizzato la richiesta precisando che Pietro Loffredo non ritiene l'imputato responsabile dell'omicidio. L'uomo, infatti, da tempo ipotizza che ad uccidere la bambina sia stato un altro inquilino dell'edificio. Nel corso dell'udienza di oggi, un testimone, Massimo Bervicato, che abita anche lui nel Parco Verde di Caivano, dove abitava la piccola Fortuna, ha sostenuto che quando la bambina precipitò dal palazzo, Titò si trovava in strada insieme con la propria figlioletta, una circostanza che però non aveva riferito nel corso degli interrogatori svolti durante le indagini preliminari. Stamattina un nuovo colpo alla camorra e al potente clan Gionta. I carabinieri di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 8 indagati. Sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illecito di armi da fuoco, tutti aggravati dalle finalità mafiose. L'indagine era stata avviata nel febbraio 2015 a seguito dell'omicidio di Giuseppe Leo. È stata ricostruita la dinamica dell'agguato e individuati movente e assassini. La morte dell'uomo era stata ordinata dai vertici del clan che avevano inviato un gruppo a fuoco composto da 2 killer a bordo di una moto e armati di pistola a compiere un agguato eclatante. La morte dell'uomo, colpevole di essersi ribellato al pagamento di una tangente richiesta quale regalo di Natale per i carcerati, doveva rappresentare un monito per tutti a non disobbedire al clan rifiutandosi di pagare l'estorsione.
Un uomo di 36 anni è morto nella notte nel pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una meningite batterica. A riferirlo è stato il direttore generale della struttura, Ciro Verdoliva, il quale ha fatto sapere che l'uomo è giunto in pronto soccorso in stato di coma e in imminente pericolo di vita. I medici hanno immediatamente individuato la natura dei sintomi, ma non è stato possibile stabilizzarne le funzioni, ormai irrimediabilmente compromesse. Intanto, come da protocollo, sono state attivate tutte le profilassi necessarie. Ogni operatore sanitario o soggetto entrato in contatto con il paziente all'interno dell'area di competenza dell'azienda ospedaliera, ha chiarito il direttore Verdoliva, è stato sottoposto a profilassi antibiotica. Allo stesso modo è stata effettuata la bonifica dell'ambiente grazie ad una corretta reazione della struttura interessata e sono state già allertate le autorità sanitarie competenti. In ogni caso, per non alimentare una psicosi ingiustificata, dall'azienda ospedaliera ribadiscono che non esiste al Cardarelli alcuna emergenza meningite. 10 milioni di euro agli studi professionali, 6 per i percorsi di istruzione tecnica superiore, 204 milioni di euro per finanziare progetti a 98 comuni, misure innovative che danno respiro ai giovani campani in difficoltà e ancora finanziamenti ai territori regionali danneggiati dal maltempo è un altro importante obiettivo, rendere tutto il mare campano completamente balneabile. Queste le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha illustrato stamattina a Palazzo Santa Lucia tutte le attività di finanziamento per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile e la bonifica del territorio. Non è mancato un commento sul sistema sanitario regionale. La Campania già oggi è la prima regione d'Italia nella gestione della sanità, perché noi gestiamo il sistema sanitario con quasi 1.800 milioni di euro in meno rispetto ad altre regioni omologhe. Quindi già oggi, quando si vedono foto che ci offendono, noi dobbiamo ricordare a tutti che stiamo gestendo la nostra sanità con 1.800 milioni in meno. E non so quante regioni sarebbero in grado di fare questo sforzo.